Cercavo una partitura che fosse significativa. Mi sono imbattuto nella partitura di Haydn, che è incredibilmente moderna. Moderna perché Haydn cerca nelle prime note di ricostruire le parole stesse, ma di evidentemente tradurle in musica. Le sette parole di Cristo diventano musica. Nello stesso tempo, la preoccupazione di Haydn era quella di non annoiare. Era preoccupato perché questa produzione a Cadice era veramente fuori dalla sua portata, e quindi dicevo: come farò a non annoiare gli ascoltatori? Quindi da una parte si preoccupava sì della parte sacra, ma anche molto di quella profana, e questo era davvero molto contemporaneo, molto vicino a quello che pensiamo oggi. E allora sono andato a proporre questo progetto un po' folle a Marcello Filotei, che anche, oltre ad essere compositore, è anche mio collega ai programmi musicali, e gliel'ho buttata lì. Dico: vorrei fare una cosa nuova basandosi su questa partitura, però non vorrei usare sempre gli archi, sempre strumenti tradizionali. Cosa possiamo fare? E allora abbiamo pensato: facciamo qualcosa per sole percussioni. Marcello Filotei ha già lavorato con Ars Ludi in passato, e allora è stato praticamente quasi scontato che fossero loro a essere protagonisti di questo progetto, e hanno accettato, ed eccoci qui.